visto che le finanzie delle Shikè sulla parte obbligazionaria è esposta ai corporate Europa, quali sono per la società le possibilità di generare valore o le opportunità da cogliere alla luce della politica sui tassi della BCE? Well, we are not expecting any move from the ECB in 2019. So on the interest rate, you have to go to the bond market. And on the bond market, we do prefer credit over sovereign bonds. And we think that there is an opportunity due to the widening of the credit spread in 2018 to enter again the high yield market. Now you can get yield of around 2.5-3% on a 5-year double B bond in Europe. We do think it's a good entry point, and we are buying bonds in our credit fund and also in our diversified fund. So yes, high yield can be a good investment for 2019 in Europe. Dal video girato con Didier Le Menestrelle emerge che il fondo storico della società e Shikè Aggressor, del resto ben conosciuto in Italia, negli ultimi anni non ha risposto alle attese sia degli investitori sia della società. Come pensa di portarlo a ritrovare quel successo e i risultati di un tempo? Aggressor is an opportunistic and contrarian fund. Together with Didier Le Menestrelle, we have reviewed all the existing positions to make sure that they were in line with this DNA. And we have also added new ideas, ideas that you won't find elsewhere. We try to think out of the box. We have also diversified the portfolio in terms of countries and sectors to make sure that the fund is well prepared to face a more challenging and volatile environment. But in the end, this is a conviction fund, super concentrated, and I'm strongly committed to make Aggressor great again. L'interesse sempre crescente dell'investimento SRI in Italia. Quale proposta offre le finanzie delle Shikè? Finanzia delle Shikè è sempre stata un'azienda che ha basato sul processo gestionale nell'analisi delle aziende, non dei titoli che ha in portafoglio. Questo ha portato naturalmente negli anni a rafforzare questo processo integrando l'analisi extrafinanziaria. Nel 2007 abbiamo ricevuto i primi mandati SRI proprio perché il nostro modello proprietario mostrava una capacità sicuramente già di altissimo livello. Quindi oggi per noi è semplicemente un rispondere in modo assolutamente naturale alla richiesta del mercato, continuando a rafforzare le nostre expertise su tutti i team di gestione.